Salve a tutti amici di Marcos Box, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi vuole essere un video di risposta a un video che mi è stato linkato questa mattina dal mio amico Enrico su Google Plus, di shooting, non mi ricordo come cavolo, sì, shooting, shooter it's you. questo video è stato realizzato a seguito di una domanda che è stata posta da un lettore. Perché non si utilizza, la domanda era, perché non si utilizza Linux nelle scuole, nella pubblica amministrazione? Ho visto il video diverse volte. Nel video di risposta sono stati utilizzati tanti luoghi comuni, tante cose messe assieme senza cognizione di causa. C'è da dire che gli autori stessi del video hanno detto di non capirne poi tanto del mondo Linux. Appunto per questo, prima di dire determinate cose su un canale che è seguito, documentati, non sparare così ad cazzum. Vediamo un po' i vari punti che sono stati analizzati. Il primo punto diceva Windows non è diffuso, cioè anzi, Windows è più diffuso e quindi si sa utilizzare meglio. Questa tesi è completamente, può essere completamente smentita. Perché? Perché non si. Sì, Windows è diffuso, di fatto è un monopolio. Ma non è vero che la gente sa utilizzarla meglio. Basta poi introdurre qualche piccola differenza all'interno delle versioni del sistema operativo. Basti pensare a quello che è successo recentemente con Windows 8. Sono state introdotte le mattonelle. La gente proprio ce l'ha avuta qua. Lamentele da tutte le parti. Non c'è più il tasto Start e compagnia bella. E altre fesserie anche nel passaggio da Windows XP a Windows Vista, Windows 7, ci sono stati dei problemi perché basta spostare un tasto, basta spostare una cosa, la gente va in panico. I PC sono vecchi nella pubblica amministrazione e nelle scuole. Anche questo è una tesi smentibile perché a maggior ragione se i PC sono vecchi. È più conveniente effettuare un switch verso il mondo Linux che non acquistarne dei nuovi. Perché? Perché come ben sapete la potenza di Linux, la cosa più bella di Linux, è la sua elevata scalabilità. Possiamo installarlo su device ultimo grido, cioè su computer ultimo grido con tutte le ultime schede video, RAM, processori da 1000 MHz. Così come lo possiamo installare su vecchi 14. E nelle funzioni base, nell'utilizzo base, abbiamo le stesse funzioni. Quindi quello che possiamo fare, che è l'utilizzo base, quindi diciamocela la verità, che può essere fatto in una scuola? In una scuola può essere fatto dall'editing di testo. LibreOffice c'è su Linux, c'è su Windows. Navigazione web. Firefox viene utilizzato sia su Linux che su Windows. Quali sono i problemi che ci stanno nell'utilizzo di Linux nella scuola e nella pubblica amministrazione? A parte i programmi specifici, anche quelli possono essere riscritti comunque, perché ad esempio mi viene da pensare il software del catasto viene utilizzato su macchine Windows, però visto che viene pagato il software, si può dire all'ente fornitore del servizio, fammi un software multipiattaforma che lo devo utilizzare anche su Linux. Per te non è un costo perché tanto già lo paghi annualmente e rinnovi del programma, quindi si tratta soltanto di cambiare il software, cioè di renderlo compatibile per Linux. Un'altra tesi assurda che viene messa nel video è che, per esempio, se hai un file di Word con Linux non è compatibile. Che cazzo significa? Abbiamo detto prima, scusate il linguaggio scurile per i vecchi, che cavolo significa? Cioè. Il documento di Word viene editato con LibreOffice. LibreOffice c'è cioè, su tutte e due le piattaforme, tralasciando i veri documenti Excel complessi o i database complessi, che ci sono dei problemi di compatibilità. Ma la maggior parte dell'utilizzo, appunto, che viene fatta nella pubblica amministrazione e nelle scuole sono documenti base. Non è che uno va a fare il file Excel con 7000 voci, comandi con celle condivise e compagnia bella. Quindi, il problema lì non si pone. Cioè non si pone manco a voi utenti, cioè parecchie volte nelle mie discussioni ho sottolineato come ho avuto problemi in passato con LibreOffice, con documenti di Excel, ma io sono un utente avanzato ad esempio e ho questo determinato, ho avuto, ho, ho,
questi determinati problemi con le vecchie versioni, ma non vuol dire che l'utente comune abbia questo problema, perché l'utente comune non utilizza determinate funzioni. L'altra, vabbè, l'unica cosa che forse è vera, che è stata detta nel video, è il costo del cambio, ovvero quando si passa da una tecnologia all'altra, deve essere effettuato uno switch che ha un costo, perché bisogna sia equipaggiare le macchine con il sistema operativo, sia formare il personale. Però anche qui torniamo sempre a un discorso. Se tu hai del personale informatico che non è capace di utilizzare diversi sistemi operativi, che cacchio di personale informatico è? Cioè, io mi aspetto che da un tecnico informatico, questo tecnico informatico sappia utilizzare il sistema operativo, qualsiasi sistema operativo gli viene messo davanti. Perché? A parte utilizzarlo nel profondo, ma utilizzarlo superficialmente, cioè quello che viene fatto anche da chi, per esempio, fa assistenza dei computer, cioè perché chi fa assistenza dei computer non è un mago. Quante volte voi che diventate gli assistenti informatici dei vostri amici e parenti? Voi siete dei dei di computer? No, penso di no. Sapete utilizzare le cose e sapete soprattutto leggere quello che sta scritto al video. Perché la maggior parte dei problemi che le persone hanno con i computer è che non leggono, cioè che non vanno avanti, oppure appunto non leggono il messaggio che dice magari manca questa TLL, vai a vedere questa TLL di riparare, e compagnia bella. Quindi mi aspetto che dal reparto informatico di un istituto, qualsiasi cosa, ci debba essere capacità e competenza anche in quest'ambito. Quindi questo costo, diciamo, lo toglierei. C'è il costo appunto dell'equipaggiamento delle macchine, questo sì, questo è vero. Perché comunque devono essere installate fisicamente, devono essere effettuati i backup dei dati e compagnia bella. Però questo si fa una volta. Abbiamo esempi come l'esempio di Bolzano, come il comune di Monaco, dove lo switch è stato fatto, ed è stato fatto con un'enorme soddisfazione. Tant'è vero che ci sono dei modelli di la gendarmeria francese, passata a Ubuntu, con un risparmio notevole, perché il caso della gendarmeria francese è proprio un caso di scuola, perché lì hanno risparmiato sull'acquisto dei nuovi PC, hanno effettuato, fammi chiudere la telefonata, hanno effettuato lo switch, diciamo, quindi con la piattaforma software, hanno risparmiato, sono tutti quanti belli contenti di quello che è successo. Appunto, quella gendarmeria francese è come l'equivalente dei carabinieri nostri. Hanno effettuato lo switch, hanno risparmiato, hanno guadagnato. Non mi sembra che sia un ostacolo così insormontabile quello del cambio iniziale o addestrare l'omino che sta nella pubblica amministrazione a cliccare sull'icona che anziché trovarsi sul desktop magari si trova nel menu, che devi cliccare sul menu laterale. Cioè, non è che stiamo a parlare con dei deficienti. Cioè, se tu lavori anche che sei a contatto con i computer, un po' di conoscenza, un po' di dimestichezza con i computer la devi avere, caro. Poi di cosa dice? Vabbè, i tecnici che abbiamo detto prima che non hanno competenze. Poi non lo so, nel video è stato citato Android, che non una cosa tipo non sempre quello migliore e più diffuso, e viene fatto un paragone tra iOS e Android. Parte il discorso da fanboy, cioè, diciamocelo francamente, Android è diffuso proprio perché è scalabile, disponibile su diversi dispositivi. Questa è la dimostrazione ancora una volta del fatto che avere un sistema che è scalabile non è un impedimento alla sua diffusione, è un impedimento, cioè non è un impedimento, appunto. E se è scalabile, se si può utilizzare su diverse macchine, su diversi dispositivi, è un di più. Diciamo che forse il paragone con Android è un paragone che dovremmo fare noi. Canonical è quella che si sta impegnando di più per riuscire a colmare questo gap, a sdoganare il concetto di Linux difficile. Per diffonderlo sempre più, perché alla fine la strada intrapresa da Canonica, che può essere criticata per il fatto che comunque la fa per un tornaconto personale, però diciamo la strada intrapresa da Canonica è la stessa strada che è stata intrapresa con Android, cioè sdoganare il concetto di difficile e portare una determinata tecnologia alla conoscenza di tutti. Poi che cosa diceva più? Mi sono fatto il pizzino piccolino con gli avanzi che. Vabbè, non è semplice. Cioè, sfido chiunque a mettersi davanti a Ubuntu, l'interfaccia Unity,
perché cito Unity perché è semplice l'utilità, KDE, XFCE, io mi scelgo, togliamo perché quella fa schifo. Però dico, vi ho citato questa interfaccia, cioè l'avete visto, soprattutto Windows X, come si dice, KDE, Windows, cazzo, cioè il menu start, cioè il menu cosa. Dove sta la difficoltà nell'utilizzare? Viene citato l'utilizzo del terminale, ma su una distro, a parte Arch Linux e compagnia bella, ma su una distro commerciale come Ubuntu, quante volte utilizzate il terminale? Sono io che nel blog stimolo sempre gli utenti a utilizzare il terminale per installare programmi e fare altre cose, ma l'utente normale apre l'Ubuntu Software Center e installa il programma. Cioè, dove sta la difficoltà? Un utente normale anche con Linux si trova lo stupendo mondo del repository unico. Voi con un comando su Linux potete aggiornare tutto il parco software. Io l'altro giorno stavo su Windows 8 e non aggiornavo da parecchio. Mi sono dovuto aggiornare Adobe Flash, mi sono dovuto aggiornare Java, mi sono dovuto aggiornare Acrobat, mi sono dovuto aggiornare Windows, mi sono dovuto aggiornare VirtualBox, mi sono dovuto aggiornare un altro programma che è CC Cleaner. Cioè, vi rendete conto, mi sono dovuto aggiornare manualmente tutti questi programmi con Linux. Sapete bene che un comando aggiornare tutto. Quindi, proprio difficoltà ce ne sta proprio. Cioè, dove vedete la difficoltà? E poi l'ultima dice chi usa Windows, cioè chi usa Linux, chi usa Windows non sa quello che fa. Cioè, è vero, c'è gente che utilizza Linux senza cognizione di causa, altrimenti ci sarebbero così diffusi i negozi di assistenza informatica. Però l'ignoranza non è mica una cosa che deve essere una norma. Cioè, se tu insegni nelle scuole fin da giovani, come succede nelle altre nazioni, come viene utilizzato il computer? Perché il computer è un elettrodomestico, deve essere, uno deve imparare a utilizzarlo. Se tu insegni fin da tenera età, non avrà l'utente il problema di fare determinate operazioni. Sì, quella più per esempio complicata, deve smontare i computer, ma queste non sono cose che interessano l'utente comune, non sono cose che interessano la pubblica amministrazione, non sono cose che interessano le scuole, perché alla fine lato hardware non ve ne frega niente, chiamate il tecnico che deve fare cose. Lato software, veramente stiamo parlando con i bambini? No, stiamo parlando comunque con tecnici, con persone che utilizzano i computer ogni giorno, che un minimo dovrebbero avere conoscenza del sistema operativo che utilizzano, di quello che stanno utilizzando in quel momento. Poi, diciamoci la verità, qualche tempo fa vi ho pubblicato un articolo, un rimando, che secondo il Wall Street Journal, praticamente Microsoft avrebbe corrotto dei funzionari stranieri in Cina, Romania e Italia. Sapete, questo è uno dei veri motivi della mancata diffusione di Linux nelle scuole. Se, come si dice, il pesce puzza dalla testa. Se viene fatta la commessa con Microsoft per accordi commerciali, cioè per corruzione, non vogliamo parlare perché manco, non scendiamo nel dettaglio, soltanto riportare la notizia di questo giorno. Però se magari c'è corruzione fin da sopra e viene imposto l'utilizzo di determinate piattaforme software e hardware, come fai a effettuare il cambiamento? Lì ci sono interessi economici ben alti. Interessi economici che, quelli sì che devono essere combattuti. Perché, come abbiamo visto il caso della Giornamenta francese, come abbiamo visto il caso del Comune di Monaco e il caso della provincia autonoma di Bolzano, volendo effettuare lo switch, i piccoli problemi iniziali si superano. Una volta superati i problemi iniziali, la strada è tutta in discesa. È tutto in discesa, è tutto a guadagno dell'utente, è tutto a guadagno economico di chi amministra. Come dicevo, il guadagno anche dell'utente e dell'utenza, perché un utente che è formato correttamente diffonderà i canoni del software libero all'interno del proprio nucleo familiare, che li diffonderà ad altre persone, e lì ci sarà il contagio. Bene. Con questo ho concluso, spero di non essermi, di aver divagato troppo, poi magari me lo rivedo prima di postarlo, anzi no, lo pubblico così così come sta. E ci vediamo alla prossima, ho una prossima video recensione che sto cioè no video recensione, quattro chiacchiere che sto realizzando su Cinnamon, poi lo vedrete. Bene,
Alla prossima e ciao ciao! Anzi, lunga vita e prosperità.